La sigla, Io lo non c'ho sento. Sei sicura? Guarda. Dai, che sto caffè. Ma cosa? Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati in Ciao questa a tutti! puntata natalizia. È una Ciao puntata ragazzi! natalizia. Allora, siamo io, Fabio, Giusy, c'è qui con noi pure Ilenia. Valentina è un ospite speciale stasera. Chi c'è con noi? Vale, chi c'è con noi? Speciale, abbiamo speciale. La mitica Enzo Scala! Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Ok, di che cosa parleremo oggi, Giusy? Giusy, ci sei? Sì. Scusate, Giusy è un po' assonnato. Stavo dormendo. Di che parliamo? Abbiamo tanti eventi da ricordare. Uno di questi è la festa di Natale che faremo qui a Orarune. Intanto vi ricordiamo che abbiamo appeso, qualcuno di voi l'avrà visto già, i copertoni che abbiamo raccolto, hanno raccolto, io personalmente non ho partecipato, nei vari punti di raccolta che ci sono nel nostro L'importante territorio. È esserci con lo spirito, però. Certo. Li hanno dipinti. Il nostro meraviglioso dittatore artistico ha deciso, ha optato per il bianco, che salutiamo perché non è con noi stasera, questa sera, ma ci ascolta. Ma è la seconda puntata che se la butta. Ma perché è un dittatore artistico? Sì, non è Nino, un direttore artistico. No, è un dittatore artistico. Dai, continua, Giusy, continua. Quindi abbiamo addobbato questi copertoni e abbiamo cercato di addobbare questo paese. Poi sì. Abbiamo da ricordare. Noi facciamo intanto la festa della Luna. Allora, sarà il giorno 23 alle 17:30. Ora a Roma organizziamo una festicciola natalizia. Quindi siete tutti invitati a partecipare. Per farci gli auguri. Per farci gli auguri. Insieme, una tombolata. Giochiamo a carte. Un DJ set. Anche per la i bambini. Fiera del dolce. Fiera del dolce. Abbiamo scaricato i dolci e li mangiamo insieme. Abbiamo scaricato per voi l'intero album natalizio di Fedez. È vero, non esiste. Io infatti non ci sarò. Stiamo scherzando ovviamente, perché Fedez, diciamo, non so chi sia. Ma abbiamo da segnalarvi anche un altro evento, sì. Un evento che ci arriva, di cui ci mette a conoscenza una nostra amica che salutiamo. Ciao Francesca. Ciao Franci. Ciao. Allora, intanto dici che sì, l'evento dura più giorni, uh-huh. È a Borgetto, e poi lascia Giusy dire che cos'è. È organizzato da due associazioni, Lega Tutti e Borgetto Noi Lo Vorremmo Così. Praticamente ospiteranno per l'occasione il barbuto più famoso del mondo. Daranno spazio Maurizio Costanzo. No, Valentino, il barbuto. Non baffuto. No, non è nemmeno il papà di Lenia. Non è baffuto, quindi è baffone. Ma è Babbo Natale. È Babbo Natale. Dai, ma fatela spiegare, dai. Dai, Giusy. Quindi domani aprirà, domani pomeriggio aprirà a Borgetto, in via Roma numero 84, la casa di Babbo Natale, nata appunto da un'iniziativa di queste due associazioni che hanno deciso di realizzare per regalare qualche sogno ai bambini del paese e del circondario. Diciamo niente, è una cosa molto, ma cioè, restituisce quell'atmosfera magica ai bambini, no? Quella che è un po' del Natale ultimamente bellissimo. Viene a mancare. I bambini potranno fare le fotografie all'interno della casetta con Babbo Natale, potranno consegnare le letterine con Babbo Natale, non si piange mai. E niente, potranno stare seduti con Babbo Natale, mangiare qualche caramella e trascorrere il tempo all'interno della casa. Portarselo a casa, Babbo Natale. Sì. E per questo piange, perché non ce la possiamo portare. Mamma lo voglio. Ricordiamo che le associazioni sono presiedute rispettivamente da Francesca Davi e Fabrizio Lamarca. Bisogna dire, anzi, questa cosa va sottolineata, che hanno realizzato l'intero progetto autofinanziandosi, e che grazie alla generosità di qualche attività commerciale di Borgetto e Partinico, Montelepre e Giardinello, le due associazioni hanno deciso di sostenere le attività dell'UNICEF,
E sarà tutto questo percorso, tutta questa casa, tutto quanto saranno visibili a Borgetto, in via Roma 84, il 19, 20, 21, 25, 26, 27 dicembre e il 3, il 4, il 5 e il 6 gennaio dalle 16 alle 22. Complimenti ragazzi, sosteniamo sempre questo genere di iniziative. Salutiamo gli amici di Borgetto. Ciao! Ciao! Allora, detto ciò, io devo fare un... devo dire una cosa prima di lanciare la prossima canzone. Allora, intanto non so se la prossima canzone partirà, infatti la stavo cercando. Allora, non abbiamo detto una cosa importante. Dove siamo stasera? Ah, finalmente, Abemus. Siamo Rarune, siamo Rarune, finalmente, siamo Rarune. Per la prima volta. La cosa più importante di stasera era fondamentalmente anche dire che è la prima puntata di Radio Rarune nella sua sede, o Rarune, no? Quindi lo dobbiamo ricordare. Certo, certo. È giusto pure dire che se avete qualcosa da dire, qualcosa che volete dire naturalmente in radio, siete liberi di venire a dire. Se volete... Radio Libera, certo, no? Certo. Se volete partecipare. Se volete scegliere una canzone, naturalmente verrà sottoposta poi a varie... giusto? Vabbè, poi va testata la canzone, no? A proposito di proposte e richieste, mi è arrivata l'altra sera una richiesta. Laura Pausini. No, no, per fortuna no. Scritta in un pizzino, proprio scritto in un pizzino, titolo e canzone per Vale. Allora, è una canzone che mi fa piacere lanciare perché è dei Talking Head, un gruppo molto originale negli anni Ottanta. Aspetta, perché ho un problema. Quale problema? Abbiamo un problema. La devo andare a cercare subito su YouTube perché il file me l'ha scaricato male. Fabio, scusaci. Vabbè, ma parlo di Talking Head così. Allora, i Talking Head esordiscono aprendo i concerti dei Ramones al CBGB di New York. Sono un gruppo molto originale, dicevo, perché nel loro stile mischiano funk, punk, blues, elettronica, no, blues no, e rock. Ne fanno, unito questo a dei testi molto originali, molto intellettuali, è questo che li distingue appunto dai... Non si sente più quello che dico? Sì, 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 si sente. Solo che ho fatto partire la canzone da YouTube. Vede il bello di essere della diretta. Trovare una canzone su YouTube e metterla. Comunque, ma chi ci deve fare a noi Radio DJ? Che ci deve fare? No, per G-Radio. Ma che cosa andava a fare? Allora, dicevo, la canzone che ci hanno richiesto è una delle più famose dell'album Remain in Light. La lanciamo e mandiamo un saluto a Fabio Campisi che ce l'ha richiesta. Ciao Fabio. Questo è Once in a Lifetime The Talking Head.
Bene, e dopo questa bellissima canzone, direi, vero Vale? Bellissima, certo. Parlavamo proprio di questo. Complimenti a Fabio, cioè, per la scelta. Questo misto di ritmi afro, musica afro e punk è veramente... Assolutamente, una canzone veramente... Storico. Veramente bella. Io nel frattempo metto qualcosa, insomma, vediamo un po'. Allora, volevo dire una cosa. Allora, cosa volevo dire? Io volevo fare da parte mia, anche da parte di Melania, congratulazione a un nostro amico Massimo, che oggi ha sostenuto un esame veramente difficile, e l'ha superato eccellentemente, quindi è stato veramente bravo. È un nostro amico, un grande chef gourmet, Giusy, chi ridi, Giusy? Pensatore, noi ti salutiamo, sia io che Melania ti volevamo salutare, ti volevamo fare dare un grande abbraccio e complimenti, per congratulazioni per aver superato la prova. Lascio la parola ora a voi. Ciao Massimo, ciao Katia. Dopo questi momenti personali, messaggi criptati, vabbè. Allora, abbiamo qui un ospite. Ma non chiamatemi così. No, abbiamo un'amica, esatto, che è Enza, e l'abbiamo invitata per parlarci delle sue iniziative, visto che però è molto impegnata, sempre in giro, che porta le sue delizie in giro per nella provincia di Palermo e non solo. Sì, allora, per parlarci dell'iniziativa che appunto ha organizzato e che appunto avverrà questa settimana, no? Sì, questa settimana abbiamo, con l'associazione Monserealis, organizzato una fiera mercato natalizia basandosi sull'artigianato siciliano, quindi ci sarà gente di Caccamo, di Partinico, di San Giuseppe, di San Cipirrello. Abbiamo fatto due sezioni, la sezione enogastronomica e la sezione invece oggettistica, e ognuno di queste persone praticamente si occupa nel loro piccolo, vuoi la signora in casa, vuoi la ragazza per sbarcare il lunario, o vuoi un'altra ragazza che per esempio ha appena dato la saluto, ciao Giada, non so se mi sta ascoltando, mi ha dato informazione che ha appena piantato un grosso appezzamento di terreno in mandorle nella zona di San Cipirrello perché sta puntando sulla mandorla siciliana. Quindi stiamo portando avanti dei progetti, ognuno per conto suo, che poi fonderemo e porteremo avanti quello che potrebbe essere un salotto enogastronomico tutto nostro, di giovani ragazzi, la nostra piccola expo. esatto, diciamo che mi piacerebbe molto organizzare sempre questi eventi e queste manifestazioni con lo spirito che sempre ci ha contraddistinto, che è quello della genuinità e l'attaccamento al territorio e quindi al prodotto che il territorio poi produce, e questo l'ho riscontrato con l'olio, con le mandorle, con chiunque io mi stia rapportando in questo periodo. C'è fondamentalmente questo sentimento, e quindi alla fine poi va bene, va male, vendi o non vendi, l'importante è fare capire che ci si può credere in questa cosa. Certo, no? Portare avanti, certo, la tradizione, esatto, la passione per il territorio e per i gusti. Esatto, io diciamo che la mia formazione, il mio background la fa praticamente da padrona, perché avendo alle spalle l'attività di nonna, no? Io mangio pane e pane, pane e furbizia, pane e libri, no? Pane e pane. Quindi in realtà ci credo molto, perché è la mia vita. Poi ci ho aggiunto tante piccole cose, che sono vuoi la formazione diplomatica, vuoi la didattica, tutte queste cose che mi hanno portato a incontrare delle persone che magari non fanno proprio questo lavoro, per esempio Slow Food, no? Slow Food è un'associazione internazionale fatta di gente che lavora, che hanno ognuno il loro lavoro e che poi in realtà lo applicano in questa associazione, e che quindi mandano dei messaggi che, se recepiti in maniera corretta, non fanno altro che aumentare la produzione, no? Certo. È normale, io in questo minuto mi limito a parlare di quello che è stato fatto e che sto facendo, ma di progetti messi in moto da Slow Food, da Monserealis, da Donna Attiva, che sono le tre associazioni di cui faccio parte, c'è tanto da lavorare. Sono sempre in giro, sono confusa, non ho più uno spazio libero. Mia sorella Giussi oggi mi diceva: Enza, mi ascolti? No, non c'è spazio. Non c'è spazio. Non c'è spazio nella mia agenda. Non è così, ti giuro, non ce la faccio, non c'entra più niente. Quindi in questo momento sono abbastanza concentrata sulla rappresentanza
di questi espositori che sabato e domenica saranno al Collegio di Maria, via Roma 48. Ma c'è qualcuno che conosciamo? Via Roma, su, un progetto in via Roma. C'è qualcuno di che conosciamo? Sì, ovviamente ho, sai, non ho fatto né clientelismo né familiarismo, però quello che mi è piaciuto fare è sicuramente dare spazio a chi, secondo me, conoscendo l'amore per il proprio lavoro, mette in pratica quello che è l'attaccamento alla tua professione, che non può essere altro da te stesso se lo fai veramente con amore. Ho chiamato per questo Tommaso Marceca con la sua enoteca I vini. Poi ho chiamato Alessandro Correra con Pollice Verde per le piante. E io ho proposto un piccolo progetto, anche questo molto interessante, per un futuro essere coinvolto a pieno regime in quelli che sono i progetti di messa in piantagione e poi produzione, che siano piante aromatiche, che siano pianti a frutto, insomma, camminare con una certa programmazione in questo. E poi ho chiamato, per la filosofia che sta facendo la da padrona del riciclo, che è Giovanni Carlotta. Sì, l'arte del riciclo. Il nostro, questo è di Giovanni. Sì, l'ho visto. Abbiamo un posacenere fatto con la lattina del tè. La nostra sede è un espositore di opere di Giovanni Carlotta. Più di 12.000 posaceneri, diciamo. 1.000 al mese, per la divisione annuale. E farfalle caramelle. E poi ci sarò io, ma diciamo questo non ha nessuna importanza, anche perché dico come non ha importanza, no. Dolcini sono buonissimi, cioè, sono assurdi. E poi ieri mi mandava le foto dei ragazzi, a Daverio ci piace. Ci piacerà Daverio, capito? Buonissimo. Scusate, una domanda per Enzo. C'è un messaggio sì, da un ascoltatore, e poi ti dirò. Mi dice: Enzuccia, le merendine della scuola, la merendina della scuola materna, erano anche slow food? È Nino che scrive. Ma di quale merendina parliamo? Io non lo so. Dice la merendina della scuola materna, con un sorrisino ha fatto pure. Ah, ecco, no, non credo. Devo dire che qualche anno fa, in risposta a questo, delle mamme di una scuola di Monreale mi hanno chiesto di pianificare la settimana dei break. E venivano a prendere direttamente da me, ovviamente con dei patti che sono oltre quelle della vendita singola, sì. Delle focaccine che condivo io con sale e olio. Le mamme le prendevano e le portavano direttamente a Monreale. Io devo dire la verità, ho dei progetti anche con alcune scuole di Palermo che mi hanno chiesto di aprire le porte del mio laboratorio a dei bambini per farli vedere. Ho parlato anche con il dirigente scolastico della scuola di Pioppo, la quale mi sta aspettando, mi ha detto nel più breve tempo possibile cerchiamo di fare qualcosa. Perché è importante far capire ai bambini l'importanza appunto di mangiare cose genuine, come quelle che produci tu e non le merendine. Certo, è tristissimo vedere questo, diceva vedere me. Sì, certo, ma anche i distributori, capito? Io non faccio la lotta a colui che con il distributore ci mangia, no? ci campa avere una famiglia. Però, insomma, cosa ci va là dentro, poi non lo decide chi ha il distributore. Io, per esempio, voi non lo sentite, ma io sì. Mentre tu parlavi, ti ho messo come sottofondo una musica di una trasmissione TV che andava su T-Max, che si chiama Un Tiebisunti. Non so se l'hai mai vista. No. Dove un tizio che si chiama Chef Rubio andava in giro in tutte le città più importanti d'Italia, andando a far conoscere la cultura dello street food. Sì. E comunque, non vuole sempre una cosa genuina. Per esempio, a Palermo, vice pane camè, fu fortissimo. Vabbè, ma Palermo è la capitale mondiale dello street food. Esatto, infatti lui è andato a Catania. Insomma, si è girato i posti, una trasmissione bellissima. Io come sottofondo ho messo. Grazie, l'ascolto. Va bene. Allora, pensa, complimenti. Veramente. Questa è una bellissima iniziativa. Veramente cerchiamo anche. Scusate, specifica Nino. Enza, le merendine che prendevi dal mio zainetto. Rendere pubblico, ecco. è vero che te l'ho ripetuto almeno 800 volte dall'alto. Scusami, della nostra, però posso farti una domanda a te, Nino. Ora, però lo sai cosa è? Senza te fottia merendina. Cazzo. Tu, secondo me, lo puoi dire, no? Lo puoi dire. Senza ti fottia le merendine. Tu, secondo me, dentro lo zaino, in una seconda tasca, avevi qualche pacco.
Perché altrimenti no, io ci pigliava tutto il pacco. Tutto il pacco. Ed erano i bomboloni buonissimi. Nino è molto nervoso quando ha fame. No, non lo era, anzi infatti lo ringrazio ancora della sua pacificità, nonostante il digiuno, perché quella era la cosa strana, no? Che puntualmente io rubavo le merendine di Nino, ma non che rubavo a Ciuricia, Nino, mi pigliavo, capito? Ed erano i bomboni quelli con la panna bianca dentro, che ora è plastico. Io puntualmente mi mangiavo chi dire Nino, ma non so perché. Sai, non avendo mai assaggiato, no, ma il discorso è questo, che non avendo assaggiato mai i miei, non ti posso dire che quelli di Nino erano più buoni. Te lo dico io perché. Perché tu lo vedevi così grande e grosso, e dicevi: no, può farne a meno lui. Io mangio, lui può farne a meno gli altri bimbi. No. Nino, poi mi rispondi, ma secondo te è stato un problema ti ha segnato nella vita? Perché dico, la prevaricazione così continua. Aspetta, dopo questo grande attacco a Nino, gli dedichiamo la prossima canzone. A proposito di Nino, l'ha scelta lui perché lui è un cultore di questo artista italiano. Proprio Nino è un cultore. No, dimmi chi è, per chi me ne va. Allora, è il nuovo singolo di Jovanotti. Ah, okay. Non è il giorno adatto. Non è il nuovo singolo di Jovanotti. Si chiama Sabato. Allora, è il nuovo singolo di Jovanotti. Si chiama Sabato. Spero che si senta stavolta. Ciao Nino, lo mettiamo e ve lo facciamo ascoltare. Ciao Nino. E adesso a letto, bambini, spegnete la TV. Troviamo un posto dove stare solo io, solo tu. Sincronizziamo i cuori sullo stesso BPM. Silenzia il cellulare, che non ti serve a niente, a meno che non voglia fare una fotografia di noi che ci abbracciamo forte e decolliamo via. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato. Vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Strappa le stelle dal cielo, lascia solo i led, voglio ballare come Michael nel video di Bad, stare leggeri come due farfalle appena venute fuori dal pozzo sulla scena. Sembrano tutti più contenti di noi, ma per un giorno lo sai, possiamo essere eroi. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie dove c'è vita, come in un sabato sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vorrei che ritornasse presto un altro lunedì. Dillo a tua madre di andarsene a letto tranquilla, tu sei la bionda stasera, sono il gorilla, ti porto a vedere il mare da in cima al grattacielo, mentre i cecchini ci sparano, noi prendiamo il volo. A bordo di un'astronave senza pilota, che punta verso galassie a cercare vita, come nei sabati sera in provincia, che sembra tutto finito, poi ricomincia, come in un sabato sera italiano, che sembra tutto perduto, poi ci rialziamo. Sabato, sabato, è sempre sabato, anche di lunedì sera, è sempre sabato sera, quando non si lavora, è sempre sabato, vedrai che poi ritorna presto un altro lunedì. Ma è troppo sabato qui. Un altro lunedì. È troppo sabato qui. La 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 la
Sono le 21.55, questa è Radio Rarone. Anche Rarone. Anche Rarone, anche qui. Sono le 21.55 e questo è uno spazio un po'... Per la prima volta parliamo di... Rifiuti! Oh! Per la prima volta. Parliamo di rifiuti, è un argomento scottante. Noi magari certe volte ci sdrammatizziamo su, è un argomento abbastanza caldo e drammatico per certi versi. Basta, ok, di che cosa parliamo? Abbiamo un ospite in diretta telefonica. Chi è? Giussi, presentalo. Gaetano, abbiamo Gaetano Ferraro, il di nostro filo diretto. Referente da filo diretto. Ciao Gaetano, tutto a posto? Stai bene? Ti è stato notificato qualche avviso per caso in questo momento? No, non ancora, fortunatamente. Bene, togliamo subito la curiosità ai nostri ascoltatori. Puoi raccontarci nello specifico cosa è successo in questi giorni? Sì. Allora, tutto è iniziato con una segnalazione dei nostri lettori. Uh-huh. Che diceva che praticamente alla cava c'era la cava di Morreale, che ricordiamo ai concittadini di Pioppola, a Morreale c'è una cava, si chiama Cava Rantaria. Uh-huh. Praticamente la segnalazione diceva che c'erano presenti, era presente un grosso accumulo di rifiuti che, a senso, a detta del lettore, si poteva ricondurre ad una discarica. Io e il buon Nino ci siamo recati all'interno della discarica con l'autorizzazione del proprietario, anzi accompagnati proprio dal proprietario, che saluto, ciao Francesco. Quando appena siamo entrati ci siamo visti davanti una situazione non tanto bella, praticamente rifiuti ovunque, rifiuti di ogni genere, rifiuti speciali, c'era Eternit, c'erano televisori, quindi rifiuti comunque pericolosi per l'ambiente. Abbiamo fatto un bel video e l'abbiamo mandato su filo diretto. Bravi. Il giorno dopo tutto era magicamente sparito. E come mai? Ovviamente l'asticolo ha fatto effetto, quei rifiuti lì non ci possono stare. Quindi non si sono, volatilizzati? Ma volatilizzati io questo ancora non te lo so dire. Non so che fine abbiano fatto questi rifiuti. Probabilmente nei prossimi giorni lo scopriremo. Infatti, chiaramente. So solo che sicuramente da questa storia ci saranno altri sviluppi. Giustamente non possiamo svelare, li sveleremo nei prossimi giorni. Certo, ma oggi comunque... per esempio noi abbiamo letto Filo Diretto ha pubblicato un articolo che parlava anche di una trasmissione nazionale di Striscia la Notizia. Sì, si parlerà del centro di compostaggio di Pisacquino, su Striscia. Un centro di compostaggio che è finito, mancherebbero soltanto poche decine di migliaia di euro di ristrutturazioni, di lavori, per farlo partire. Questo centro di compostaggio non si vuole che parta. Certo, tu dici manca una questione unicamente di volontà. Sì, è sicuramente una questione di volontà, ma anche di interessi. Non stiamo qui ad approfondire, ma come sappiamo all'interno... Esistono. Sì, esistono. D'accordo, Gaetano, noi ti ringraziamo. Staremo sicuramente attenti a questa storia. Come sai, noi sui rifiuti siamo sempre... aggiornati, monitoriamo spesso. Io volevo fare soltanto un piccolo appunto, prego. Se è possibile. Io voglio ringraziare gli operatori ecologici lato Palermo 2, che nonostante siano senza stipendio da mesi, non ricevono la tredicesima questo mese, la riceveranno fra settimane, non si sa quando. Nonostante siano in queste situazioni, loro continuano a lavorare. Sono d'accordo con te, hai fatto bene. Almeno io, penso tutti. Noi tutti del comitato siamo tutti d'accordo con te. E veramente hai detto una cosa che noi non abbiamo detto finora, ma che andava detta. Hai fatto benissimo, anzi grazie per quello. Approfittiamo anzi per fare loro gli auguri di buon Natale, a loro e alle loro famiglie, sperando che veramente riescano a venire fuori da questa situazione che insomma li mette al centro involontariamente. Ok, no, perché qualcuno ha così
passa la voce che il filo diretto è contro i lavoratori. Sì, è contro i lavoratori. Dividi e timpera, si diceva, no? No, che te? Dividi e timpera. Come? Non sento bene. I latini dicevano dividi e timpera. Esatto, esatto, sì. Va bene, grazie troppo gentile, sei stato esaustivo al massimo. Grazie mille, Gaetano. Ciao. Ok. Ciao. E allora, che facciamo? Allora, visto che abbiamo parlato di rifiuti, che canzone la diciamo? Anche se no. Alla Fabio, no. Questo è terribile. Terribile. Allora, volevo precisare che mentre tutti pensano che la musica unisce, e non è un caso. Qui nella redazione di Radio Rarune la musica divide, perché ogni volta che dobbiamo fare la scaletta si aprono infinite discussioni su gusti musicali, su cose giusto mandare. Ma no, ma quelli non li manderemo mai, io mi rifiuto. Su pregiudizi musicali, eccetera, eccetera. Cioè, la stanno già ascoltando. Quindi. Già la stanno ascoltando? È partita così, cioè... Che scemo! Allora, volevamo far capire che noi siamo aperti a tutti i generi musicali. Tranne la Raposini, certo. È digitale. Non esiste, cioè, capisci? Ma poi i ragazzi la cantano tutti, sono tutti presi in questo momento. Comunque, è la canzone del momento. Dopo che hanno scelto Fedez, io un giorno metterò per il mio amico Giovanni, perché me l'ha chiesto, abbiamo deciso di popcorn e patatine di Nino Angelo. Mai. La metteremo. Mai, ascoltate bene le parole di questa magnifica canzone. Bellissima, bella. Magnifica di Fedez. Viste differenti, l'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Fuori è magnifico, sì, ma tu un po' di più. Se la bellezza a due passi a portata di manicure, ma so che quando troveranno il centro dell'universo rimarrai delusa a scoprire che non sei tu. Ognuno coi suoi pensieri, i suoi segreti. Lo so, siamo divisi dallo spazio senza essere pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo. Anche se tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se fuori tutto è realistico, non lo prenderò come un rammarico. Magnifico. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. Anche se poi tutto è magnifico, non lo prenderò come un rimprovero. È possibile abbia sogni sbagliati, un po' illusi al momento, mi appartengono. It's only rock and roll, but I like it. È solo rock and roll, ma mi piace. E questo l'inno della più importante rock and roll band del mondo. Non potevamo concludere l'anno senza parlare dei più longevi, trasgressivi, sexy, ribelli, rocker nella storia della musica rock. Ladies and gentlemen, stiamo parlando dei Rolling Stones. Hanno
già festeggiato i loro 50 anni di carriera. Si dice abbiano venduto l'anima al diavolo in cambio della giovinezza eterna. Ma questo non possiamo saperlo. Ciò che sappiamo per certo è che in questo mezzo secolo hanno contribuito a rendere immortale il genere rock e ne hanno fatto uno stile di vita. Sono il simbolo della frenesia e degli eccessi del rock. Non si sono mai stancati di scandalizzare l'opinione pubblica e stupire i loro fan. Ci sono talmente tante storie da raccontare che non ci basterebbe una puntata intera, ma ci proviamo. È il 1965 che segna l'inizio del mito degli Stones. Grazie a un trittico di singoli folgorante, The Last Time, I Can Get No Satisfaction, Get Out of My Clothes, tutti nel segno di un blues contagioso propulso dai riff distorti di Richard e dal canto sguaiato di Jagger. E soprattutto I Can Get No Satisfaction, inno sensuale scandito da un riff killer, a impazzire negli Stati Uniti, rimanendo in classifica per oltre 4 settimane. Provocatori per natura e per divertimento, i Rolling Stones si ribellavano al tradizionalismo e al bigottismo dominanti e lo facevano con un linguaggio diretto, in cui si riconoscevano tutti quei giovani che si sentivano imprigionati nella sfittica società dell'epoca. I Rolling Stones debuttano quindi nell'arena del rock in piena epoca beat, incendiando i sogni di un'intera generazione e facendo canzoni che hanno cambiato il modo di vedere la vita di milioni di ragazzi e ragazze. Sin da subito vengono visti come l'alternativa dall'anima rock ai cadetti della regina, più educati e garbati, i Beatles. Il famoso conflitto tra il quartetto di Liverpool e il quintetto di Londra in realtà non è mai esistito, perché condividevano ambienti e gusti musicali. Però, di certo, con i Beatles non si condividevano il gusto di trasgredire alla legge. Infatti, pressati dalle tasse e dai continui tentativi del governo inglese di arrestarli, nel 1972 decidono di scappare in Costa Azzurra, prendono un'antica villa a Nizza e portano con loro amici e spacciatori. E lì, mentre si divertivano, registrano uno dei loro dischi più belli, Exile on a Main Street. 18 tracce di musica rock nella sua forma più grezza e brutale. La versione originale dell'album conteneva delle cartoline da spedire al governo inglese con su scritto Bye Bye. L'anno dopo sbarcano in Giamaica. È l'unico paese che ci ha lasciato entrare, dice Jagger, e qui sfornano l'album da cui è tratto il brano che vi faremo ascoltare. Un giorno, in studio, a Kingston, Keith Richard ha in mente dei giri di chitarra per una ballad acustica. La fa ascoltare a Mick Jagger, che ci scrive sopra un testo romantico e decadente, che dice: senza amore, nell'anima, e senza soldi in tasca, non possiamo dire di essere felici. Ma Angie, non puoi dire che non ci abbiamo provato. Chi è Angie? Si sono chiesti molti. Alcuni hanno ipotizzato fosse la moglie di David Bowie, Angela Bowie. Altre la moglie di Richard, Anita Pallenberg. In realtà Jagger ha raccontato che Kate, mentre suonava la sua canzone, ha pronunciato il nome della figlia appena nata, Dandelion Angela Richard, e così è nato un classico della musica rock. Signori, questa è Angie e loro sono i Rolling Stones. All the dreams we held so close seem to all go up in-
Eccoci rientrati qui su Radio Rione sotto con la musica di sottofondo di Angie dei Rolling Stones, bravissima Valentina. Grazie. Pezzo. Non potevano mancare i Rolling Stones. No, e poi vogliamo fare gli auguri a Keith Richards che oggi fa il compleanno. Persona pagata, Keith Richards, una persona tranquilla. Sicuramente ci sta ascoltando, quindi auguri Kate. Sicuramente ci starà ascoltando. Va bene, noi siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Che diciamo? Allora, ricordiamo gli appuntamenti di questa Bravi. Settimana. Allora Enzo, ricordaci allora, il 20 e il 21 presso il Collegio di Maria dalle 10 alle 22 sia il sabato che la domenica per la nostra fiera mercato natalizia di Monserrealis con tutti i ragazzi di Pioppo. Poi? Poi che cosa dobbiamo ricordare? Il 23 facciamo la festa qui, l'evento che abbiamo, di cui abbiamo parlato a Borgetto. Dei giorni ci sono le locandine. Ah, nella nostra pagina Facebook, il Comitato Pioppo Comune, trovate tutto. Quindi se avete qualche dubbio, trovate orari, eventi e tutto. Giusto, Enza? C'è, vero? Sì, ok. Va bene, state ascoltando una canzone natalizia che è Jingle Bell Rock. Sottofondo bella rock, chi c'è rock mi piace a me perché c'è scritto sì, Jingle Bell Rock. Beh, se c'è rock hai pregiudizi, va bene. Fabio, hai pregiudizi. Purtroppo la prossima puntata non la facciamo perché è Natale, quindi sicuramente voi avrete impegni. Altre sicuramente fare, avrete impegni mangiare, no? Ah, si mangia a Natale, si picchia subito a Natale, si mangia a Natale, si mangia. Tu vabbè, che fanno Natale? Mangio. Allora, fondamentalmente mangio e mi riposo, mi rilasso. Come ogni giorno deve essere. Esatto. Beh, poi giocano tutti a carte, io no, perché non mi piace. Va bene, possiamo salutare e fare gli auguri di Buon Natale. Ci risentiremo presto. Non sappiamo ancora quando, ma ve lo faremo sapere. Con molta probabilità. Giorno 5 gennaio parte Radio 100 Passi, quindi non vi scordate, abbiamo detto il discorso di Radio 100 Passi, vi faremo sapere quando trasmetteremo effettivamente su Radio 100 Passi. Nel frattempo ci salutiamo, in tutta eventualità noi Spreaker ce l'abbiamo, quindi eventualmente prima del 5 gennaio sicuramente ci sentiremo, in una data dall'1 al 5, magari anche dal 31, facciamo la notte di Capodanno, sto scherzando, va bene, vi facciamo ascoltare e vi facciamo gli auguri da parte di tutti noi del comitato, vi aspettiamo il giorno 23 qui, vi facciamo ascoltare la canzone che a detta di molti è la canzone del Natale più bella, che è quella di John Lennon. Adesso la facciamo ascoltare. Buon Natale a tutti, buon anno. Poi... Siete bravi, siete buoni. E grazie per avermi chiamato. No, grazie, attenza. È bella sta canzone. Siamo ancora in diretta, me l'ho messa già. Sì, sì. Bella. Come si chiama? In realtà? Merry Xmas c'è scritto. Indicatore luminoso quando siamo. Lo so, ci dobbiamo attrezzare. Saremo, vabbè, ma noi siamo in onda, anche la nostra radio libera. No, queste cose decidi solo tu quando siamo in onda. Come all'inizio, che avete sentito un brusio all'inizio. È normale, è normale. L'ordinaria amministrazione. Il bello della diretta, che la radio è sempre bella. Un bacio a Stefano che è in quel di San Mauro Castelverde. Bello, in mezzo alla neve. Spero ce l'ave. Ciao Stefano, auguri ciao a tutti. Auguri a tutti, ciao ragazzi. Glenda, Erika, Rosario, Tonini. Tonini, auguri anche Franco. A voi Franco, il nostro professore di fotografia. Ciao Franco, grazie. Auguri a tutti, buon Natale, buon anno. Ci vediamo, ci sentiamo o fra qualche giorno oppure l'anno prossimo. Ciao a tutti, buon Natale. And the poor ones, the world is so long, and so happy.